Ciao a tutti, oggi vi propongo le mie verdure gratinate. Le preparo con una panure realizzata con pan carré o pane raffermo, pane grattugiato e aromatizzo con uno spicchietto d'aglio e prezzemolo. Ci occorrono 1 chilo di verdure. Io ho scelto zucchine, melanzane, pomodori, peperone e cipolla. Per la panura utilizzerò 50 g di pan grattato, 50 g di mollica di pane raffermo o di pane in cassetta, un ciuffetto di prezzemolo, una grattugiata d'aglio, sale e pepe e olio extravergine d'oliva. In più, a piacere, si può aggiungere un cucchiaino di parmigiano grattugiato. La ricetta è molto rapida. Per preparare la panura basterà mettere tutti gli ingredienti in un robot da cucina e frullare. Quindi metto dentro il pan carré e il pan grattato e do una prima frullata. Aggiungiamo adesso il prezzemolo e giusto una punta d'aglio, una fettina piccolissima. Ovviamente se non piace si può anche evitare di metterlo. Poniamo anche un po' di formaggio e continuiamo a frullare. L'importante è, se utilizziamo il pan carré, sceglierne uno che non è troppo umido, altrimenti rischiamo di avere tutti i pezzettini di pane che non si frullano. Adesso possiamo preparare le verdure. Rivestiamo prima una teglia con carta forno, la ungiamo con un filo d'olio e la cospargiamo con un pizzico di sale. Se ci piace aggiungiamo anche un po' di pepe. Affettiamo le zucchine ad uno spessore di circa 0,5 cm. Magari le tagliamo oblique che sono più belle. E poi le disponiamo in fila nella teglia. Affettiamo anche la cipolla. La tagliamo ad anelli, sempre lo stesso spessore delle zucchine. Per questa preparazione è meglio utilizzare una cipolla rossa dolce. I pomodori invece li tagliamo a metà. E disponiamo anche i pomodori nella teglia. Anche la melanzana a fette e in teglia. Infine il peperone che tagliamo a falde. Togliamo i semi della parte bianca. Poi li dividiamo. Saliamo e pepiamo adesso le verdure e poi le ricopriamo con il pane. E infine inumidiamo il pane con l'olio. Mi raccomando di abbondare soprattutto sulle melanzane, perché altrimenti vengono troppo secche. Magari si può diminuire un po' la quantità invece sui pomodori, che sono già abbastanza umidi. Inforniamo adesso a 180 gradi per 15-20 minuti. Le nostre verdure sono pronte, quindi le possiamo impiattare. Le verdure gratinate sono ottime sia come antipasto che come contorno. E se avanzano, consumatele tranquillamente anche il giorno dopo. Sono buonissime anche fredde. Provate questa ricetta e fatemi sapere se vi piace. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a visitare il mio sito. Un saluto a tutti e grazie per aver visto questo video.